Ciao ragazzi, allora qualcuno mi ha chiesto com'è la vita, quanti le mattine. Allora si inizia presto pensando al video da fare, perché so che state guardando il video perché tutti quanti siete appassionati di YouTube come me, quindi si beve il caffè, che qua che caffè bevono, qua bevono mica il nostro italiano, questo qua è inutile, quindi a qualcuno storce il naso perché questo qui, però se viaggiate è normale, perché anche nei bed and breakfast trovate questi sempre, perché è buono comunque, un buon caffè solubile oppure questo Nescafè Gold, comunque svegliarsi va bene, e poi si mangia il pan di sal a colazione, questo pan è piccolino, cioè pan di sal, e poi qualcuno va a comprare al mercato, che qua se vi facciamo vedere il mercato che c'è un giorno, comunque c'è un video dove vado al mercato qua, che diciamo è meno costoso che da noi, diciamo con 50 centesimi vi comprate una maglietta, un cappellino, un paio di scarpe, cioè con 50 centesimi comprate da mangiare, oppure tipo portaportese, qualche magliettina, qualche pantaloncino, come questi qui. Quindi andatevi, fate una passeggiata oppure state fuori, perché comunque qua c'è, arriva infatti il 1° febbraio, vedrete queste farfalle meravigliose con questi uccellini tutti colorati, comunque perché qua c'è una, c'è la giungla vicino, quindi ogni tanto vedete animali esotici, ragni giganti anche, scolopendre, ma anche uccellini colibrì, e questi uccellini rossi che ancora non ho capito cosa sono, e poi farfalle giganti, che il 1° febbraio l'ho caricato, non so se questo video sarà prima o dopo il 1° febbraio, vedrete questa farfalla gigante meravigliosa, coloratissima, e poi potete vedere tanta vegetazione. Boh, le vedete a Quark, su Quark queste cose, perché poi qua ci dovrebbe essere anche una spiaggia con le mangrovie, quindi prossimamente ci andremo, così potete vedere queste famose mangrovie, c'è proprio la spiaggia, vedete ci sono queste piante incredibili. Qua nascono spontanei praticamente, con foglie coloratissime e grandi. Poi qua c'è la mamma di Dimple che è bravissima, vedete le piante di qua, e poi quando vi fate una passeggiata magari vedete qualche insetto gigante, qualche ragno, infatti quando li trovo li faccio i video. Guarda anche questa, proprio una dalla giungla viene, c'è un ombrello gigante praticamente, perché praticamente prima i nativi queste le usavano come ombrello, o per farsi la capanna le usavano, facevano seccare, che poi anche adesso usano le foglie di banana e di noce di cocco per farsi la casa. Vedete anche questa qua è una casetta di bambù. Questo è proprio bambù robusto, che qua non usano il tubo innocenti, ma usano, questo è un 20 pollici, capito, ma è resistentissimo, elastico,
e lo usano per fare le costruzioni. Poi qualcuno cucina sempre, quindi qua l'immancabile tonno, si mangia un sacco di tonno. E il riso è... fa da padrone. Infatti a volte mi manca la pasta, però quando mi manca la pasta basta che prendo un paion, sarebbero questi tricicli, e si va alla città più grande, che c'è il supermercato, e si compra il sugo, il formaggio e la pasta. Si trova tutto comunque. Quindi se siete curiosi di come si vive in Filippine, di seguire i nostri viaggi, perché io e Debbie comunque siamo due appassionati di viaggi, e quando abbiamo abbastanza budget prendiamo, facciamo le valigie e andiamo a vedere qualche posto. Quindi potete seguirci e condividiamo nel blog Smandre Winter Blogspot e nelle pagine Facebook Smandre Bipolar Adventure. Poi io faccio tutte le playlist, perché nel mio canale ci sono tanti contenuti che li ho tutti messi in playlist, così per tutti i gusti. Come ieri ho fatto una reaction su Il Re del Calcio Pelé. Quindi fatemi sapere nei commenti cosa vi piace, così io continuo a fare questi video. Quindi alla prossima, ciao ciao.